Ci ritroviamo che più o meno mezzogiorno e gli ha servito la carne cotta di cavallo, tra virgolette, e quindi avevamo deciso di aspettare la sera. Quindi, no, allora, voi vi dovete riposare, recuperare energie e tutto il resto. Tu è ovvio. Attento, sostituivo col bardo perché tanto il bardo non giocherà più. Proprio allo stesso posto. Tu stai? Allora ho detto, quindi abbiamo deciso quindi che aspettiamo la notte, quindi ci riposiamo. Va bene? Sì, riposiamoci, così recupero pure i punti vita. Ok. Allora. Quindi, passata la notte, allora, Ada ha recuperato. Ada si è spostata di stanza. Così, e Tom Petty è tornata nella sua. Tu, vabbè, hai recuperato i tuoi punti vita. Il paladino Turion ha recuperato i suoi usi di punire il male, dormendo là nel capanno degli attrezzi, rannicchiato insieme al mago, che ha recuperato gli pochi incantesimi che aveva utilizzato finora. E Rocker e i suoi due scheletri sono tornati al loro posto. Sono tornati nella loro stanza. Bello lo scheletro in camera con Adam. Sì, sexissimo, ok. Allora, cosa vogliamo fare? Godermi i minuti di intimità tra dello scheletro. Beh, voi siete nel capanno degli attrezzi. Allora, Tenpenny viene da voi, passa la cucina, tutti ormai se la cagano poco. E vi bussa sulla cassa. Dicendovi che è arrivata la notte e potete uscire. Però dovete fare attenzione perché fuori c'è una guardia. Lei ha dato già delle dosi di veleno per indebolirli. Quindi sono già più fiacchi. Lei intanto esce e ne stordisce uno. Ups, sto sbagliando. E lo nasconde nella stanza dove sta il vichingo. Come per dire, ok, per te è libero. Vediamo il simbolo. Ok, quindi tu puoi uscire. Quindi, Ok, allora esco. okay, tira di furtività. Mo vedi, faccio sgamare da tutti. Allora, apri silenziosamente la porta. E Sneaky sneaky, motherfucker. dove vuoi andare? Fuori alla porta, alla tua sinistra, ci sta una guardia, la vedi attraverso le finestre della porta. E di fronte a te ci sta la stanza dove sta Ada. Poi a terra una pelliccia di orso con una serie di trofei appesi ai muri. E dietro alla stanza dove stavi tu c'è una rampa di scale. Vado alla rampa di scale, salgo sopra. Ok. Invece, mago e paladino, che cosa volete fare? Allora, io aprirei la porta, però sono sfigato l'idea di dire. Apri la porta, sono sfigato. Vabbè, dai, ci provo. Non so se vuoi. No, mo, non lo so che incantesimi c'hai. Ti ho aperto una pagina. Ti ho aperto una pagina pop-up, così non c'è bisogno che carichi ogni volta. Ok, vediamo gli incantesimi. Colpisco con randello. No, spero non per aprire la porta, non siete rinchiusi dentro. Sì, neanche saggio, detto. Ok. Allora, vediamo che incantesimi. Attributi abilità. No, spendo, cazzo che. Tanto Ada, Ada, sì, Tenpenny va a bussare anche alla porta di Ada. Intanto fa piano piano. Se casto un fiotto agio. Dove? Sulla serratura. Ma siete liberi, potete Sì, ma uscire, non così vi si hanno apre da bisacchiato. sola. E non faccio rumore. È una sola Oppure guardia. Prestidigitazione. prestidigitazione. Si può usare? Sì, è incantesimo livello 0 pure. Quindi che cosa vuoi fare con prestidigitazione? Devo aprire la porta in silenzio. Ah, dici tu per togliere il rumore alla porta che scricchiola?
Esatto. Ah, va bene. E come cazzo... Vabbè, ho Fatto. funzionato. Infatti c'è scritto sotto che è tipo un incantesimo di cazzeggio. Dimmi che non hai chiuso la pagina. Ah, no, okay. Allora, Come fai piano piano, hai rimosso il potere, con i tuoi poteri magici, mistici, hai rimosso il rumore dalla porta che scricchiola, quindi e potete uscire tranquillamente. La guardia, tirate di furtività, intanto la guardia tira di percezione. Aspetta, ho perso la pagina. E furtività non l'ho io. Mi sa neanch'io. E devi tirare un D20 più destrezza. Esatto. Un D20 non male, forse. Allora, devo vedere prima quanto di destrezza. Ok, ho più 3 Gio, ma H2 è il bagno? io. Sì. Dove si tira? Ok. Ok, quindi vince silenzioso tu. Mannazza, non devo Strano. ricordare i comandi. Cioè, nel senso che non vi ha notato, Come ha fatto a uscire 3? Un di 20 più 3. forse non è premuto. Dimenticato di inserire il 3. Vabbè, viene 3 più 3, 6. Vabbè, 6. Allora, lui si gira. Allora, il paladino non lo nota. Però vede praticamente solo te. Vedete che sta così? Uscire fuori dal capanno. Perché il paladino con tutta l'armatura bianca e cose sembra mimetizzato nella neve, capito? Ah, perfetto. Del tipo, non si muove, allora non ti vede. No, io ho Quindi. detto che era sfigato per dire. Ok, quindi tira iniziativa. Quindici. Ok, inizia lui. Aspetta, non è che c'è iniziativa nella scheda? No. Aspetta. Ah sì, c'ho 7 io. Quindi 22. E va 22? È 15 Ah, più 7. ok. Inizi. Allora inizi tu. Cosa fai? Perfetto. Fiotto agito. Su di lui? Ok. No, so ballo qua No, bagno. no. Vai. Tiro. Quant'è la Vabbè. classe di difficoltà? Ti dico subito. Allora, Cosa con attacco. incantesimi? Fiotto Cos'è? acido, che livello è? Livello 0, quindi la classe difficoltà è? Là c'è scritto. 14, 14. Ok. Non lo passano. Ok, vai. Tira un D3 di danno. Ha tirato proprio su cosa? No, Eh sì, e tira il danno. ne ho tirato su fiotto agido. Sì, ma non là qua c'è scritto tira un D3 di danno. Tira un D3 di danno. Intanto Ada ha ricevuto il segnale e sta veramente aspettando Rokar. Sta schioccando le dita perché vuole rompere la porta e picchiare Rokar. Ok. Riceve il fiotto di acido addosso. Sente, tipo, vede l'armatura che gli si sta sciogliendo, le armi che gli si stanno liquefacendo. Ed entra all'interno strillando: sono qui, sono qui! Allora tutti sentono l'urlo e arrivano. Perfetto. Mantengono tutta la stessa iniziativa. Anche questi. Se, Stealth come pochi. Aspetta, po come pochissimi. devi spostare il mio tizio. Quindi sono qui. Ok. Lì, sì. Ah, non vi ho rivelato l'area intorno lì. Ecco. Io sto qua. Perché Non stai qua. Sei fuori tu. Come hai fatto a entrare? si è aperta la porta? Non hai aperto la porta. Hai lanciato cose su di lui. Tu qua stavi. Ah, Vabbè, allora. Arthur sente il rumore da sotto che tutti sono usciti. Si stanno muovendo verso l'esterno. Tempenny sta poco dietro di loro. Sta facendo finta di sta cercando di andarsene. Vedete uscire due scheletri. Cioè. Senti, Ada si affaccia alla porta e vede uscire due scheletri dalla stanza. Allora, quindi adesso a questo punto tirate. Anche tu non devi tirare di iniziativa. No, Io. tu no, tu sei sopra. Tu sei ancora al round di sorpresa, praticamente. Scusa, Turian. Avevo visto un 2, dico dai, è fatto meglio. Ok, allora, quindi tocca a loro. Allora, questo lo tolgo per motivi di sicurezza mia, perché sennò continuo a cliccarli.
Allora, vedi che ne escono un bel po'. Ma voglio incantare qualcosa. Io opterei di correre. Tu che fai invece, Ste? Tu non sei se nel round di sorpresa. In ogni caso tira iniziativa, così sappiamo poi dopo quanto devi fare. 13 Ok. più spero controllo. Ma bastava che cliccavi sulla cosa. Ok, ha fatto 8. La scheda sta compilata, bastava che cliccavi sul tuo personaggio e su iniziativa. Vabbè, non l'avevo notato, scusa. Vabbè, ho fatto esattamente 17. Ok. Allora, quindi allora 17. A cavalcare. Dove sta Già, mi sa qua? che sei l'ultimo ad attaccare. E io ho fatto. No, sei tu l'ultimo ad attaccare. Ti ho fatto 6. Ho fatto Ah, 22 io. no, scusami, sì, giusto. Tu sei il primo, ok. Loro mantengono il loro ordine di iniziativa. No, mi sa. Turion è l'ultimo ad attaccare. Allora, io ho ancora il round di sorpresa in caso. Allora, quindi intanto tu che fai? Io continuo a esplorare sopra. Ok, quindi apri la porta, immagino. Allora, tu vedi. Vabbè, un'altra stanza. C'è un altro ripostiglio chiuso lì. E di fronte a te c'è praticamente un tavolo con sopra degli appunti, una mappa della zona circostante, una serie di pupazzetti che indicano probabilmente le varie unità che possiede questo personaggio strano qui, questo Rokkar. E vedi che se ne trova una bluastra vicino a voi nel ponte. Praticamente rubo tutto. Ok. Aggiungi segnati poi nella cosa che hai preso che hai preso tutto. Quindi segnati la mappa, i pupazzetti. C'è qualche sacca di monete, non contiene tantissimo. La porta di quello che sembra uno sgabuzzino. Ok. Aspetta, cosa devo aggiungere? Mappa. Mappa, borsa di monete, 25 monete d'oro. E poi basta, non c'è altro. Cioè, alla fine i pupazzetti non credo che ti interessino. Infine vedi che la porta. Che è una porta dello sgabuzzino, no, è chiusa a chiave. Probabilmente Rokkar possiede l'unica chiave per aprirlo. Non posso sfondarla. Potresti. Aspetta, vediamo se c'ho qualcosa da scassinare io. Cosa devi fare per scassinare? Rapidità di mano. Sleight of hand. Come si chiama? Ha da far casino per uscire. Sleight of hand. No, disable device, scusami. Ah, ok. Ada viene notata. Quindi quelli ancora dentro si girano verso di lei. Ok. Io provo a scassinare. Non ce la faccio. No. Con che cosa provi a scassinarlo? Non c'è una matita, qualcosa là in mezzo. Ok, quasi, hai provato a prendere i primi due oggetti che hai trovato e si sono rotti mentre ci provavi. Ok. Allora lo sfondo, fanculo. Ok. Tira di forza allora. Ok, Fatto. sfondando la porta, vedi che c'è un piccolo follettino blu. Che sta praticamente tremando e ha paura. Poi, piccolo, minuscolo praticamente. Intanto a voi con il combattimento. Allora, quindi il primo che inizia è Bjorn. Allora, vediamo. Ce n'è soltanto uno qua fuori. E No. uno ce n'è. Ah, ok, sì. No, non li stavo vedendo, te lo giuro, si erano confusi con la texture del pavimento. Io quasi quasi lancerei un altro fiotto agile. Tanto è aria, no?
Dovrebbe... Aria, sì, 20 Ok. piedi. Quindi dovrei avvicinarmi. Ma fa un cono o fa un cerchio? Tipo. Range c'è scritto long 40 feet più 40 feet di livello. Però non ti dice se è circolare, a cono. Se ti dicevo è un raggio, Sì. allora colpisce in 20 piedi di raggio, quindi sono 4 quadrati di raggio colpisce. Ok, quindi devo avvicinarmi. Sì. Cioè, Allora io mi faccio una cosa, mi prendi sposto. più o meno 20, sarebbe una cosa del genere. Una cosa che se colpisci qua vai a fare questo. Sì, no, però se tu consideri Qui. che basta che mi sposto qua, se io lo lancio per così sono 1, 2, 3, 4 e prendo tutti, giusto? Ok, e allora lo casto da qui in direzione fino a... Non so, tu vedi la mia freccia? Ok, Devi fare il segnale, devi tenere premuto. tipo qua. Ok. Quindi Quindi da qui allora abbiamo 20 piedi di raggio. sì, sono Ovviamente arrivi poco davanti a te. ah, e appunto da davanti a me lo devo lanciare là. Sì. Arrivo. Ok, sì. Lo so, fatti Allora pure. sto tirando che non passano. Perfetto, meglio così. Invece bisogna di tirare da là. E devi tirare di 3 di Ah, danno. non devo tirare da là, quindi. No, no, devi tirare di 3 di danno. Vabbè, quella è la concentrazione, comunque si vede, riesci a lanciarlo, vai. Ok, quindi aspetta. Due. Ok, allora, uno praticamente muore bruciato dalle ustioni causate dall'acido. E gli altri gli si squaglia pure a loro praticamente L'armatura. l'armatura, come quello che praticamente è morto, perché quello era uscito praticamente ormai senza armatura. Però gli altri vedi che già comunque stavano già abbastanza fiacchi di loro, perché non avevano indosso l'armatura, gli si sciolgono praticamente i vestiti e gli Ok. stanno a battere i denti. Vedi su di loro le pustole e le ustioni. Sì, anche perché tra acido e ghiaccio non so Sì. come. Allora, questi qui di fronte a me vengono incontro, quindi mi causano un attacco di opportunità. Che non colpisco, quindi loro colpiscono me. Devo tenere un'altra pagina con... Intanto io sto sopra a stupare un folletto che sto facendo. Un attimo, attivo questo così mi posso spostare la scheda. Ok. La metto qui. Allora, dai, quanto sei lento. Vabbè, dai, hanno fatto 8, quindi dubito che mi tocchino. Che mi è 10. Allora, quindi non mi tocca. Gli altri con occia, non lo scheletro è più lento. Lui prova pure a colpirmi. Questo va. La spada è... Ok. Allora, un D6. Mi fa un danno. Ah, wow, potentissimo. Sì. Stanno tutti male, ricordati. Stanno tutti fiacchi, ormai tutti indeboliti. L'ultimo esce fuori vedendo veramente tutti sull'acido, cose che stanno sciogliendo. Vede anche il pavimento che è tutto rovinato. E gli scheletri vengono verso di me. Oh, una volta ogni tanto ho fatto qualcosa di sensato. Io mi trovo di fronte a 22 scheletri ghiacciati e due tizi malati in faccia. Allora, adesso tocca a Turion. Allora, ti segno quelli Io colpiti intanto qua ho dall'acido, dai. folletto. Gio, io intanto qui ho folletto, che faccio? Tiro di diplomazia per Sì. calmarmi. Sono tutti colpiti dall'acido. Sì, tranne quello appena uscito. Ah, beh, sì. Minchia, lo faccio spaventare di più Oh, allora. tranquillo, tranquillo. Ah, un orco grigio. E di tutti. E mi a gridare. Ma era stato imprigionato qua Sì. Ok, dentro? Vabbè, dopo per ricapitare il mio turno, ritiro diplomazia. dai. Quindi Turion che fai? Sinceramente non lo so. Attacca! Attacca quello sano, magari. Di fronte a te c'è spazio per una carica in caso, Vabbè, dai, faccio carica. Quanto è lo spazio di circa? Puoi prenderli dal primo all'ultimo, a te la scelta.
Vabbè, prendo il primo, quello centrale Questo qui, quello praticamente. appena arrivato, vai. 22 più 2 sono 24. Colpisci, fai 8 danni, quindi lo travolgi. Gli tagli la testa di netto. E anche questo è morto. Quindi tu adesso ti trovi al suo posto. Ti causi attacco di opportunità a loro. 3. Faccio subito. Siamo solo più di 20. Nessuno di loro ti colpisce. Sono tutti loffi. Perché stanno tutti indeboliti. Allora, quindi tocca di nuovo al mago. Ok, Turion non si può spostare, vero? È appena fatto il suo turno. E allora attacco con qualcosa di normale in caso lo ferisco con l'agile. Vediamo di attaccare con qualcosa di Oppure poi c'è tattico. anche in caso armatura magica o scudo. Gli dai un più 4 a cassa armatura. Ok, questi li faccio. Dove sta? Ah sì, ok. Armatura magica. Faccio armatura magica su Turion. Ok, vai. Così vedo quanto è il tempo di lancio. Il tempo di lancio dell'armatura magica dovrebbe essere una zona standard, quindi puoi ancora muoverti in caso. Ok, intanto gliel'ho fatto, giusto? Sì. Ok, perfetto. E io mi Quindi Turion, sposto. ricordi che ti senti tutto. Ti vedi addosso a te comparire un'armatura sull'armatura, Qua tutta posso spostarmi, brillante, di aspetta, guarda che azzurro o segnino. rosa. Sì, vabbè, tu lo Aspetta, sposti. qua mi posso spostare, Puoi muovere. Sono 6 quadrati. Sono 6 vero? quadretti. Sono 6 Uno, quadretti. due, tre, quattro e cinque. Ok, vai. Ok. Tira di furtività. Sì. Di nuovo? Ok. Un attimo. Venti. Ok. Andiamo a Tira di percezione. percezione. Sì. Ce l'ho percezione C'è il pop-up, io? puoi guardarlo Sì, direttamente. hai ragione. No. Ok. Quindi ogni 20 normale. Ho sbagliato. Immaginavo. E sta andando troppo bene, vediamo. Ah, perché ho scritto ID Ok, a posto, va bene. Allora, hai 20. 20. Uno. l'impressione che qualcuno ti stia guardando. Per cui, che fai? Torni un po'. Però sembra che lui non ti abbia notato. Cioè, ti ha intravisto, qualcosa ti avesse visto di sfuggita. Che fai? Me lo chiedi anche. Intanto mo stai lì, bloccato. Poi. Però comunque hai No. fatto stealth, quindi comunque stai più o meno al No, sicuro. per ora rimango lì. Non Ok. vale la pena spostarmi. Allora, questi qua, questi tre provano a colpire Turion. Uno di loro ci riesce. No, aspetta. Col più 4 l'armatura? No, non ci riesce nessuno. Mi sono dimenticato che c'è l'armatura magica, guarda. Quindi tipo, Bellissimo. vedi i loro colpi rimbalzare, i colpi delle loro spade, come se fossero tipo che il vento che ti prende a leggera brezza sopra la barba. Non senti proprio niente, non ti arriva niente. Invece ad Ada, vediamo. Manco a dare perché è una sfilza di uno è successo. Sono 4 persone e 4-1 sono spuntati. Sì, intanto di qua di 20 tiro tutto. L'unico massimo è stato 7, insomma, non è tutto sto granché. Allora. Minchia. Ho capito che non è armatura, però. No, ce l'ho l'armatura di cuoio, ricordo. Ti ricordo, anzi. Ok. Oh, faccio soltanto 2 danni. Vabbè. Però. Tanto sono 2 danni. Allora lui subisce 2 danni. Quello di fronte a me subisce. Aspetta, l'altro fa 12, colpisce. Sono 3 danni. Ok, allora quindi uno cade al tappeto. Se riesco a cliccarlo, magari. Vabbè, diciamo che questo qua cade al tappeto. Una botta di cazzotti sui denti. Gli ho slogato la mascella ed è caduto a terra, morto. L'altro sbianca un po'. Quindi Stefano alla fine dopo una serie di tentativi riesce a tranquillizzare il folletto. Con una barzelletta, per generazioni gli abitanti di Orvada hanno sognato zuppa di tartaruga, per generazioni i tartarughi hanno infranto i loro sogni. Non ci
ci credo che l'hai detto. Che storia quella tartaruga. Vabbè, tranquillizza il folletto, che fai? Senti sotto il suono di due cazzotti e un corpo che cade, fuori urla di gente che sta morendo squagliata. Dico di rimanere qui e vado su. Ok. Tira di furtività. Scommetto che non ce l'ho furtività, puoi Non vedere. ce l'hai furtività. Ma chi è che c'ha furtività in questo team? Infatti, questa è una bella domanda. Vabbè, 16. non ti notano. Allora, quindi sei nel round di sorprese, quindi che cosa fai? Allora, di fronte a te stanno due scheletri di ghiaccio a sinistra, e poi dritto di fronte a te sta un umano mezzo fiacco che tipo, vedi che sta puntando la spada, però gli sta traballando già nelle mani. Gli tiro un'ascia. Lascia Vai. la lancia. Un D20 più destrezza. Non tirarla mai più. Allora, la lanci. E va a finire vicino all'orecchio di Ada che si guarda. E rimane. È un po' scioccata rimane. Vedi che ho tirato il danno, ho Ah, il tirato. danno è Insomma. tirato. Ah, Sì, ok. aspetti, io diventi. No, posso, scusa un attimo. No, ne hai tirato il tiro, hai fatto 5 di dado più 1 di destrezza, più 1 dell'ascia, che era perfetta. E di danno hai fatto 5 più 3. Quindi hai fatto proprio schifo al tiro. E quindi mi trovo accanto un'ascia da mischia. Sì, Usalo. mo aspetta, il tempo che quando tocca a me, perché ho fatto 17. Round di sopra, quindi si ricomincia, tocca di nuovo al mago adesso. Non so se potenziare Durian, visto che non si è spostato. No, No, aspetta. non puoi farlo Fammi le più. armi comunque. Cioè, più di una volta l'armatura magica non si cumula. No, ho qualcos'altro, ho avuto. Troppo bello. Capito, Eh sì, ma c'è pure Turion in mezzo. capito? Lo so. Vabbè, diciamo che attacco con qualcosa di canonico. Dici, no? Sì. Allora, sparo un dardo con la balestra leggera. Ok. Ah, aspetta. Porca. C'ho il pop-up aperto e non si vede. A questo qua. Pinnalo. Ok. Non ho capito che dovevo farlo. Allora, devo tirare direttamente. No, prima la D20. No, puoi cliccare direttamente dalla balestra, Ah, dal pop-up. perfetto. Clicca sulla balestra. No, lì, sulla Porca. balestra. Sì, ok. Lo spara in fronte. Secco, secchissimo. Ti rilancio. Okay, col cappuccio. Bitches. Anche questo è schiattato, quindi praticamente questa è la scena. Tutti Mi sei. piace il duro di danno. Eh? Mi piace l'uno di Sì. danno. Ringrazia che c'è. Però ha fatto 19 di dado, cioè. No, vabbè, 16 ha fatto di dado. Scocca la freccia e la questa è la scena. Senti il vento. Stum! E il corpo che cade. E tu ne si gira. Che cosa vuoi fare tu adesso? Bella domanda. Tanto loro stanno lì e provano ad attaccarti. Vedremo. Hanno successo? Uno solo ha successo. Ah, no, aspetta, 24. Non hanno successo. Mi dimentico che c'è il 4. Clicco qua, mi compare, sì, ho a posto, ok. Allora, quindi, non hai successo. Continuamente, tutti i colpi continuano a rimbalzarti addosso, tu non riesci a. Mamma, che Tu palle guardi la questo. scena e tu vedi tipo, perdente, non riusci a fare un cacchio. Quelli dentro, invece, provano a colpire me. Uno, 18, quindi lo scheletro mi colpisce. Lo scheletro è un D6 più 2, fa 3. Subisco 3 danni. Meno 3. Quindi adesso tocca al vichingo di nuovo. Però di iniziativa. Ma lo sto giro carico con la spada. A chi? Al tipo morente che Ok, sta là. vai. Stessa cosa, clicca sulla cosa. Bravo. Se hai detto che carichi quindi un più 2 più 19, fai 6 danni di taglio, quindi pure tu lo carichi e lo affetti. Finalmente ce l'ho fatta a cliccarli. Anche tu, quindi questo pure lo tagli in due. E rimangono i due scheletri. Hai causato attacco di opportunità ai due scheletri, vediamo se colpiscono.
Uno è 13, l'altro è 3. Con 15 arriva la classe armatura. Ok, No. a posto. Non ti colpiscono. Allora, adesso tocca a me. Io prendo l'ascia da lancio. E approfitto e tiro da te. Però io non ho più uno. Io ho più 3. Vabbè, quindi basta un D20. Aspetta, quanto c'ho io di destrezza? Senza più 4. Ogni volta mi scordo. Sì, più 4. Però utilizzo forza perché non ho preso. Ah no, vaffanculo. Utilizzo flessibilità marziale e metto la destrezza ai danni. Slash roll un D20 più. Cioè ai tiri per colpire ai danni. D20 più 5. Ok. Prendo l'ascia, la spacco in testa allo scheletro. Sono in testa allo scheletro. Quanto infligge di danno l'ascia? Un D6. Un D6 più 4 e lo apro con l'ascia e vedi le ossa di ghiaccio che ovviamente sono fragili, no? Quindi lo spacco completamente come fosse un cigno e poi basta, mi sposto, sorpasso questo, quindi causa attacco di opportunità. Non mi colpisce. Per venire fuori a darvi una mano. E causa di opportunità a quest'altro. Che non colpisce. No, questo colpisce. R0 roll. Con un D6. E mi becco 6 danni da questo qua. Appena apro la porta mi prendo una spadata in faccia. Ok. Ragazzi, non ho voluto per darvi una mano. Bang! La spada nei denti. Adesso tocca a Turion. Ok. Vabbè, ci sono sempre tre in vita, giusto? Sì. Vabbè, attacco questo qui se ci riesco, Vai. intanto. Sempre di spada lunga perché non mi rimane Scusa, il martello altro. non ce l'hai. Il martello si sì, l'Urgrosh, non ce l'hai. No. Vabbè, non credo potrò usarlo molto bene, diciamo. Ok, colpisci anche questo, lo tagli in due. 24 direi. No, è più che altro per i 7 di danno. Cioè, io quello stavo guardando. Vabbè, quindi tagliati, tagliati, tagliati. Tocca di nuovo al mago. Tu stai vedendo tutti che cadono come pere, praticamente. Ma il tipo in camera sta dormendo? Non lo so. È tre Vabbè, non volte l'ho fa. detto. Qua fuori sono morti tutti. Ah no, due. Tranne due. Vabbè, colpisco questo. Angelo, piglio la morsa. Si può trasformare in un orso. E E poi allora mi basta. trasformo. Fallo, scusa Che cazzo devo un tirare per trasformarmi? attimo. Niente, ti trasformi, Mi basta. Ok. trasformo. Carica, fai. Penso, no? Penso che carichi. Ok, Sì. allora devi considerare poi un bonus di più 2 a forza. Ok. Quindi ho 12, quindi più 1. Vai, tira. Ok, è il D20, no? Sì. Non sai quando ti trasformi non puoi sparare incantesimi né niente. Non colpisci. Ok, perfetto. Ti trasformi in orso, arrivi là e niente. E ringhio, basta. Ringhio sgambo. Allora, quindi poi tocca a lui, ovviamente vede l'orso e ti cerca di colpirti con la spada. Fatto 14 e ti colpisce. Da me? Sì. Ti Ok. fa un danno. Aia! Cazzo, sono morto. Sì, ti è tipo squarciato qua, ti ha fatto il pelo, ha fatto il contropelo Ok, ora lo praticamente. guardo con occhi assassini. Lo Pelo scheletro assassino. vicino ad Astalos invece cerca di attaccarlo. 5, assolutamente non colpisce. Né. Lo attacco io. Sì, tocca a te adesso. Non lo Non lo capisco manco colpisci. io.
Tu tipo colpisci, lo manchi perché il ghiaccio ovviamente lo fa scivolare, no? È ovvio. Intanto vedi il folletto che sta ancora là ad aspettare. Intanto tu pensi, chissà che sta facendo mentre colpivi tu. Allora tocca a me. Che bello quando non caricano le cose. Emozionantissimo. Ok. Faccio 2 danni a questo qua, che sono abbastanza per farlo cadere a terra. Comunque io sto facendo tutti i danni non letali, eh. Quindi sono andato di cazzotti. No, il destro. Il cazzotto destro è andato pure di critico. Ok. Allora. Qua sono quasi tutti morti. Tocca a Turion. Vabbè, mi rimane l'ultimo praticamente. No, non colpisci. Vabbè, Però stavolta mi conta anche una mod che non capisco quale che dai, sia. poi controlliamo, dai. Allora, torniamo a noi. Allora, quindi dopo di te tocca al mago. Ok. Che c'hai, sei ancora in forma di orso. E beh, l'attacco. Dici, non voglio sbranare, Sì, ormai sì. vai. Diventi. Diventi più uno. Io non mi ricordo il mio allenamento. Basta cliccare sul diario. Oggi non è giornata Ventrale, male. ok. No, non stai, cioè tu vai a mordere, quello si sposta. E tipo, ehi, resta qui, Allora, occupato. lui continua a provare ad attaccarti. Ho messo posto anche il dado, sono un genio. Fatto 14. Ti tocca, sì. Perché è scomparso il Altri mago che 6, stava ti in infligge 6 camera? danni. Quindi, scusa, 6. E 6 più 1, 7. Eh sì. Puoi segnarteli, E dove eh. E sulla cosa, basta che fai meno e inserisci il danno che ti fanno. Intanto lo scheletro cerca di colpire Stefano e Astalos. 18. sì, ce la fa. Da Ok. dove? 5 danni. Ok. Ma perché? Uno, Da... niente. E tu al colpo rimani fermo, cioè non riesci a rispondere al colpo. Allora io vedo la situazione e torno indietro. Vedo la situazione da tempo più critica e torno indietro. Causa attacco di opportunità allo scheletro, che fa 2 e non mi colpisce. Madonna. Vediamo però se io gli spacco i denti. Sì, direi che glieli spacco. Con il primo cazzotto. Gli faccio volare via la testa anche a questo qua. Adesso Turion, a te tocca. È l'ultimo lì. Sì. Ci riprovo sempre di spada. Stavolta prendo e pure faccio danni. Prendi e fai 14 danni. Non so perché fai, ma vabbè. Vabbè, lo Vabbè. seghi a metà anche questo qui. Allora, mentre ormai niente, sembra che abbiamo ucciso tutti, di fronte ad Ada e Astalos succede una cosa inquietante. Ovvero, quello che avevo slogato la mascella torna in vita. Lo vediamo rialzarsi. Ed è pronto ad attaccare direttamente Astalos, che viene colto impreparato. Stepo, vabbè, 17 da impreparato, ti colpisce? Vabbè, sì, ce la fa. Ok. Un danno. Di base 2-17. Ti fa un danno. Aia. Adesso allora vediamo. Quindi, si ricomincia il giro. Mago. Sì. Sono tutti morti fuori. E basta. Sono tutti morti fuori. Quindi per te è chiusa la questione. E quindi che cazzo devo fare? Se vuoi entrare. Se eravamo Sì, venuti sì, qui per sì. A salvare qualcuno, salvare chi? Sono morti tutti. non uno di loro. Questo è poco ma sicuro. Appunto. Allora, entri e vedi anche tu la situazione. Che
che Astalos è stato colpito da uno zombie. Io ovviamente sono entrato da poco prima di te a vedere la scena. Tu hai già fatto l'attacco questo turno, No. no? Ok, allora considera che ce l'hai a portata, però c'è un più 2. Cioè, lui c'ha un più 2, la cassa al moto perché ci sono in mezzo io se vuoi sparare un dardo. Quanti sono rimasti? 5-6 mi sa. Ok. Non mi ricordo come c'è scritto. No, forse mi conviene aspettare che con gli altri, così facciamo una cosa più collaborativa. Però posso potenziare Ada, giusto? Sì. Ok, allora gli casto l'incantesimo. Ok, tu hai due incantesimi di livello 1 li hai castati per oggi. Ah, ok, non posso. No, dico dopo questo. Ah, Incantesimi di ok. livello 1 li hai fatti oggi. Un attimo che mi segno pure io il più 4. Dove sta? Classe armatura, classe armatura. Eccola. Allora, aggiungere 4. Via. Temporaneo. Ok, allora. Quindi allora, ho fatto il mago, fa lo zombie che riprova a colpire Astalos. 19. Sì. Un altro danno da 1. C'è proprio Oh. Lo sta sì, poccando. ehi, ehi. Sei vivo? Sei, vedi che si tocca con la spada. Listen. Ehi, listen to me. Allora, adesso tocca ad Astalos. Mi attacco con la spada. Ok, vai. Ma Oh, perché? cioè, sta fermo, sta lì e niente, non lo attacchi proprio praticamente. Guarda mamma senza mani. Sì. Allora, io mi sposto qui perché c'ho veramente la cosa. Caso attacco di opportunità che 18. Sì, io come ci Io vado davanti, c'ho boh. 21. Aspetta. Tranquillo, tanto stiamo tutti là dentro alla fine. Quindi allora quello non mi colpisce. Io posso andare allora di schiaffi potenti Perché nelle fino a prova contraria gengive. contro le creature esterne faccio abbastanza Lo male. so. Lo colpisco e faccio 4. L'altro invece no, non faccio niente. L'altro niente. Do solo un pugno da 4. Un cazzottino. Sì. Basta. Dai, lag, che le sei devo scappare. Tocca a Turion. Vabbè. Cioè, non posso caricare nessuno perché faccio fuori due persone se inizio a camminare. Vabbè, intanto entra. A questo punto entra. Permesso, permesso, scusate. Allora, nel Fratello, momento siamo in cui bug. entri nella stanza, percepisci una forta energia magica provenire sia dallo scheletro che da qualche altra parte nella stanza. Ma cosa sono quei rettangoli giallo intorno a L'aura Turion? di bene che emana. Il suo tanfo da. Il suo tanfo, no, Sì. l'amico. Bene, infatti lui entra, non sapeva che ci fosse uno zombie. Lui adesso ha percepito lo zombie e qualcos'altro di malvagio. Che vuoi fare? Mi sposto più allineati, eh. Mi manca lanciare il mago. Ho deciso che le schede idrolventi sono troppo difficili per poter essere utilizzate. Madonna, se uso. Aspetta, sto scherzando. Volevo usare l'arco, però ci ho perso le speranze ormai. Manco 3 metri di distanza. Considera che ha soltanto più 2 alla classe armatura, sai, il fatto che ci sto io davanti. Dico così. Tenta un colpo, dai. Vabbè, dai, tentiamo un colpo. Il discorso è che l'arco manco l'ho scritto nelle armi, ma lo sapevo. Vabbè, diventi più 1 perché c'è la forza più 1 e basta. Sì, Ok, lo ok. colpisci. Un L'arma dell'arco qual era? Un D8. D8? Ok. D8 più 1 Un base più o 1, anche più 1, uno? un D8 più 1, punto. Metto sempre uno di forza. Sì. Ok, con la freccia mentre lo zombie lo conficchi sul muro e rimane lì. Allora, dopo che hai fatto questo, vedi proprio un raggio di energia negativa che va verso lo zombie che cerca di curarlo, ma praticamente inutilmente perché è praticamente esploso.
Un attimo che lo fa. Aspetta, l'arco che soglia critica aveva? 20, 20, solo 20. Devo sbagliare. Ok, quindi visto che lo zombie è morto, io vado subito alla stanza di quel tipo là e cerco di sfondare la Ok. Torni porta. su di nuovo o alla stanza sua dove stava dormendo? Dove stavo dormendo il Ok, tira necromante, di forza. Allora, no? con tuo dispiacere, quando colpisce la porta, ti accorgi che era già aperta, quindi ovviamente hai sfondato una porta aperta, proprio letteralmente. Ti trovi dentro la stanza, che è stata praticamente rivoltata, come se fosse praticamente raccolto le sue ultime cose importanti, se ne sta dando a gambe. Ma non so dov'è. No, tu no. Paladino? Percepisci il male. A te. Vabbè, a questo punto torno dal folletto. Ok. Amico mio! Tanto tu torni su, tu fai torno dal folletto. Allora, ok. Qui sono morti, manca lui. Manca il capo, che probabilmente se la sta dando a gambe. Non vedo nemmeno la mezz'orca. E non abbiamo idea di dove si nasconda. Dove abbia nascosto la principessa qui, Lady Argentia. Quindi dobbiamo trovarlo e prenderlo a cazzotti. Perché uno che combatte così slealmente non merita rispetto. Vediamo, ovviamente sta con gli occhi ovviamente già infiammati e pronto a dare cazzotti di fuoco. Quindi stai chiedendo a fare forza. Troviamolo e picchiamolo. Assicuriamolo alla giustizia divina. Ok, io l'ultima cosa che faccio invece è chiedere al folletto come mai sta qui. È un folletto domestico, è stato catturato da Rokar durante l'attacco a Lady Argentia. Basta, è stato catturato lì per evitare che qualcuno ci fossero dei testimoni per tornare indietro a chiamare aiuto. Nemmeno lui sa dove è stata tenuta. Vabbè, comunque sono le 6. E sal paladino adesso dovrei percepire il negromante. Quindi sempre l'individuazione del male Sì. devo fare, ecco. Vabbè, ragazzi, devo andare che mi stanno aspettando. Ok. Ciao Ci sentiamo. ciao. Ciao. Ciao ciao. Tanto alla fine è un incantesimo, però che si spinge a 18 Sì. metri. Quant'è la distanza di circa qua? Ah sì, aspetta, te la metto in metri un attimo. Siamo all'area H. Infatti, E perché queste misure che non sopporto? non avevo. Credevo di averla cambiata per tutti. Ok. Ok, 18 metri. Vabbè, ciao. Lo trovi dappertutto qua dentro. Tutta la Sì, casa dove sta praticamente era a lo trovi. posto. Madonna, ho visto anche l'aura del bene oggi. Mica 5 metri sta st'aura. Vabbè, dai, devo utilizzare un dato No, specifico, mi sa basta che faccio che lo commercio. dici. Allora, uso l'individuazione del Allora, male. nel momento in cui percepisci è come se tu riuscissi a vedere tutta la sua aura, quindi praticamente per te è visibile. Un attimo, te lo rendo visibile. Ok. Se lo vedo. Ok, là. È lì. Indovina. È Ok. a distanza di carica. Bravo. Posso caricare per 10 metri, Sì, giusto? vabbè, se vuoi Ah, puoi sì. dirlo anche a me, perché pure io sono abbastanza incazzato con questo qua. A posto. Te lo dico a te proprio per forza, guarda. Ok. Allora, quindi se dobbiamo mantenere lo stesso ordine di iniziativa, allora lui capisce di essere Io sempre beccato. l'ultimo, Sì, tu sempre. sei. Allora, il mago è il primo, però non, dice anche al mago, quindi mago che fai? Allora, ti metto in condizione di poterlo vedere, tiè. Senti, quasi quasi potenzio Turion in modo tale che quando si butta non abbia problemi. L'incantesimo di livello Ah, 1 deve finire. già. Vabbè, c'è ancora il suo più 4, consideri. Quanto Ma a dura il me è mio più inutile 4? avvicinarmi. Un minuto per livello, sono passati manco 20 secondi. Ok. Comunque a me è inutile avvicinarmi. Sai come è tutto da lontano? Sì. E ti a mezz'ora di combattimento manco 20 secondi sono Un passati. round sono 6 secondi.
In 4 round abbiamo chiuso tutto. Che ti aspetti? Allora, quindi, allora lui vede di essere stato braccato. Allora lancia su di te un raggio di energia negativa. Tira di Tempra. No, Io? Turion. Ah, ok. Diventa per quanto ci ok. Basta che clicchi. Sì. Fortitude, Ok, giusto? a posto. No, ok, Ti arriva scusate. addosso energie negative e tu col sacro potere di Thorag, il suo body pillow che ti aspetta a casa, ti rimbalza addosso. E quello rimane così del tipo: ok, sono fregato. Io l'avevo fatto anche critico, minchia. Allora, anche a me è distanza di carica, quindi faccio il balzo, faccio la carica per attaccarlo. Con i due cazzotti, però stavolta li faccio tutti infuocati. E aprimi la scheda, così posso anche. Accendi il falò. Accendo il falò, se li voglio disintegrare. Il primo Cazzo, sono quello passa, che non il ha preso vita. secondo. Un attimo, devo controllare questa qui. Il secondo pure. Quindi faccio 4 e 2 di fuoco. Al primo, poi sono 3 di fuoco. Vediamo un attimo. Altri due, quindi infliggo allora. Sono 4, 6, 11. Infliggo 11 danni. Io mi trovo qui. Gli do un attacco di opportunità a me. Quindi ho una spada lunga più 5. Che mi colpiscono. Allora. Quanto è un di. Quindi 6 più 2 più l'olio mi fa 2 danni più. Dove sta qua? Dove calcoli di cosa? Ok. Allora, io devo tirare di tempra. Poi ovviamente ci mette 3 ore a caricare. Che passo come tiro, quindi mi fa un taglio sulla faccia. Noto che veramente sulla lama c'ha un sembra coperto di qualche olio particolare, che però non mi ha lasciato nulla sulla pelle, non mi sento niente addosso. Palla di fuoco. Siamo in una stanza in una casa di legno, per favore Sì. no. Inferno. Certo, lo dico io che sto andando a fuoco, hai Ok, palla di capito? fuoco. Adesso tocca a te, Turion. A posto. Ti ripeto che è a Ok. distanza di carica, eh. Infatti, posto, Sì, quindi. vabbè, siccome sto io in mezzo. Inutile. Mi metto leggermente sopra per evitare anche l'attacco di opportunità. No, vabbè, tu nel senso il più 2 di carica viene annullato dal meno 2 che sto io in mezzo al Il più 2 di cazzo. carica? Ho capito io, tira semplicemente con la spada, l'Urgrush, con qualsiasi cosa tu stia cargando. Ok. Considera che c'è più. Anche punire il male, eh. Attivo, penso, non lo so. No, non credo sia E allora lo attivo. attivi, tanto è una zona gratuita. Tanto Infatti. sai che è malvagio. Credo di sì, guarda, ormai l'ho capito. Io ho detto che è uno sleale che combatte in maniera sporca. Cioè, a me, Ada l'ho detto per motivi di combattimento. Se comunque è una combattente leale. Come richiede Gorum. Dovrei aver preso. Sì, lo prendi. Solo il danno, fai solo 6 danni. Allora, quindi io ho fatto 11 danni. Tu sei. Allora,
Nel momento in cui dai il colpo con la spada, mentre gli mozzi il braccio, e quello vedi che nel momento in cui viene colpito così, inizia a chiedere pietà, che non era, non è stata un'idea sua, è stato controllato, è stato, quello che ha fatto è solo perché è stato chiesto da altre persone. Ok. Vuoi ascoltare quello che ti dice? Vabbè, userei intimidire di più, guarda. Ok. Tiro su intimidire per Fai. E vedere. Ovviamente non col funziona, cacchio che non scherzavo. funziona. Allora tu niente. Ho visto il 3 Allora prima. tu niente, lo prendi per il collo, lo sollevi e lo sbatti di nuovo a terra. Che cosa gli vuoi Ti rompo chiedere? l'altro braccio nel Sì. mentre. Gli fai sbattere la testa sul braccio. Che cosa gli dici? Cosa gli vuoi chiedere? Chi è l'apice di tutto questo piano, Allora, di ti quello che sta risponde succedendo? che a capo si trova un tizio chiamato Teb Noteb. Ti dirà tutto quello che volete sapere. Con la mano buona, perché l'altra non ce l'ha, ti lancia a terra pure le chiavi della cella, tutto un mazzo di chiavi enorme, che possiede ovviamente le chiavi di tutte le Chiave universale, quindi stanze. No, un forse. mazzo di chiavi, non è una chiave, un mazzo di chiavi proprio, di tutte le stanze. E ti chiede di lasciarla andare, alla fine è solo un necromante, stava soltanto svolgendo quello che gli era stato chiesto. Lui lavora per denaro. Ada, veramente, è completamente disgustata dalla scena. Ma gli posso dare un calcio? Io non posso ucciderlo. Puoi, se me lo giustifichi, sì. Vabbè, posso sempre perché alla fine non è che fa una cosa nobile. Ok, quindi il giudizio è quello. Sì. Ok, vai, fai un'esecuzione. Ok. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Con calma. Vedi, dici prima tutto quello che sai su questi qui. Beh. Quindi poi, allora, ci informa che Noteb lavora per la regina delle streghe, Elvanna, che questa principessa, Lady Argentea, ha qualcosa a che fare con questa guerra. Che c'è qualcosa al di là del ponte che tutti i suoi soldati avevano paura di attraversare perché è un folletto molto pericoloso che ha congelato un sacco di suoi sgherri e ha ucciso anche un cavallo che stavano soltanto provando ad attraversare il ponte. Ieri comunque ti implora pietà, ti chiede di risparmiarlo perché tu sei un paladino, i paladini dovrebbero concedere una seconda occasione a tutti e lui smetterà di fare la necromanzia. No. Per giustiziare devo tirare il D20 o basta che faccio solo danni? Bellissimo tutto questo discorso e poi. Ma per giustiziare devo tirare il D20. Puoi Il problema è colpirlo. soltanto sbattendo di quello che Puoi dice. colpirlo direttamente. Ah, a posto, ciao. Tanto per dare onore ci vado di Urgosh. Ok. Vediamo. Diamo un onore con l'attacco da taglio, ok. Quindi una decapitazione Non mi secca gli delude. dai. Sì, non mi Ok, deludere. quindi gli mozzi la testa di netto. Quindi la colpa sua è di aver tradito tutti i suoi compagni? Di aver agito Sì. slealmente. Ok. Quindi noi ci troviamo praticamente quindi con un mazzo di chiavi in mano, ma non sappiamo dove. Si vede uno che è una chiave di qualcosa di abbastanza piccolo. Cioè, non è una chiave di una porta. Però Ok. non sappiamo dove vada. Intanto Astalus è sceso da noi con il folletto. Quindi, allora, vabbè, mo vado avanti tutto di narrativa alla fine perché tanto non è importante. Ok, Sì. allora, mettendo tutto a suo quadro tutta la stanza, sollevando la pelliccia di orso che stava a terra, troviamo praticamente una botola. Inseriamo la chiave, apriamo e all'interno di questa botola scopriamo che è una cella dove all'interno si trovava Lady Argentia, che ci ringrazia per essere stata salvata e la vediamo praticamente tutta
tutta malconcia, piena di lividi, il suo vestito mezzo strappato, e ci dice comunque che può badare benissimo a se stessa e può tornare a casa anche solo sui suoi passi. Cosa proponete voi due? Io direi di accompagnarla. Proprio di logica, almeno faccio anche un salto nel fabbro più tardi. Ad invece dice: siamo venuti qui per salvarti, finché non torni indietro non sarai al sicuro, quindi ti accompagneremo. Allora, trottacavallo, torniamo a Eldren. Finalmente andiamo dall'apotecario, Amichetto. finalmente da Yuln, che ormai ovviamente si è ristabilito e vede Lady Argentia, si ricongratula con noi, e ci dice che qualsiasi cosa avessimo bisogno in quel momento ce l'avrebbe pagata loro, e l'intera terra di Taldor ci avrebbe dato una mano, e ci danno eterna gratitudine. Quindi, allora, per ora il capitolo è finito. Andate in pace. Level up. Sì, adesso ci dedicheremo al level up tutto off camera con calma.